Eivor, la tua gente non finisce di sorprendermi. Avete spazzato via quegli invasori. Tieni, i membri dell'ordine diminuiscono. Riceverli da te mi dà molta gioia. Ti prego di accettare un segno della mia gratitudine. Ecco, grazie. Ma credo ne manchino ancora un po'. Birna, benvenuta nel nido dei corvi. Ne sono lieta, raggio di sole. La gente di qui mi sembra un'allegra brigata. Mi sento già a casa. Sei a casa. Prendi confidenza con il posto. Presto dovremo partire. Certo! Una bevuta veloce, una rissa tra amici e sarò pronta per le razzie a venire. Siamo in superiorità! Aggiriamo subito questo idiota! Sopperirete a questo! Senza tregua! Forza! Che i troll ti prendano. Vidi una corona su un lavatoio. Era lì. La rubai. Fuggì. Poi la nascosi. Ora la indossano i vermi. Ne sono certa. Che siano loro a regnare. Tempo di morire! Doni per te. Venne un verme. Aprì un uomo in due. Poi Woden presi 9 ramoscelli. È una preghiera? Un'offerta? O forse l'epilogo di un giuramento? Solo un auspicio che non ho mai concluso. Ricordami che cosa fate qui. Ho attraversato questo grande paese e ne ho scoperto ogni segreto e ogni località interessante. Per un prezzo contenuto, le mie mappe saranno tue. Se vuoi usare le mie mappe, mi servirà un laboratorio. Se potessi costruirmene uno, te ne sarei molto grato. Devo andare adesso. Ci vediamo. A presto, Eivor. Era un ottimo lavoro. Grazie per avermi aiutato. Vorrei sapere che cosa avete a disposizione. Mi sono quasi ammazzato cadendo in questa zona. Ave, Eivor! Non ci siamo ancora presentati. Sono Ottaviano Claudius Britannicus, collezionista di reliquie romane. Hai un nome interessante. Se ti chiedi quali benefici io stia portando all'insediamento, devi solo guardare al più grande impero che il mondo abbia mai conosciuto. Sì, ho visto le loro rovine. Sono impressionanti. Ma non le hai viste riportate allo splendore originario? Io ti aiuterò. Certo, serve un posto dove ospitare la mia collezione. Te lo costruirò non appena avrò tempo. Sii paziente. Ora devo andare. A presto. Buona fortuna per i tuoi viaggi!
Questa sì che è una vera stalla. Cielo, guardala. Ho un po' di cose nuove. Diamoci all'addestramento. Ma certo. Finito? Vorrei sapere che cosa avete a disposizione. Nient'altro per oggi? Devo andare. Stammi bene. Assicurati di parlare al tuo corvo regolarmente. L'apprezzerà. Che cosa vedi? Le ho spostate. Che bello vederti. Bentornata. Hai un'aria da viaggiatrice consumata. Sì. Le ho spostate là, in modo che non ti siano d'intralcio quando non ne fai uso. Sei stato molto gentile. C'è Olbert. Stai bene? Sì, ma avrei voluto essere all'altezza della sfida che si è presentata e non nascondermi qui nella Casa Lunga. Hai fatto ciò che ti era richiesto. Hai difeso la gente e te stesso. Lo so, è che... Le forze all'esterno erano sufficienti e tuo padre non sarebbe stato tenero con me se ti fosse accaduto qualcosa. Lo so, ma non voglio che l'ombra di mio padre oscuri le mie prospettive. Voglio imparare, non limitarmi a guardare. Ne sono certa, ma ne avrai occasione. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno, potresti scorgere delle facce nuove. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Quegli invasori danesi giungevano dall'Anglia orientale, vero? Sì, invasori danesi guidati da un uomo chiamato Rued. Sembra che stia seminando il panico tra sassoni e danesi locali. Anni fa i figli di Ragnar speravano di pacificare la regione. Incaricarono un reggente di nome Finnir di trovare un re sassone. Ma il regno è caduto in rovina e non ha re. E i violenti razziatori spazzano via ogni speranza di pace. Parti per l'Anglia orientale e cerca di capire perché il reggente abbia fallito. Mi dirigerò a est, allora. Parlerò con questo Finnir. Un buon piano. Fa attenzione là fuori. Cosa? Che succede? Finnir? No, a meno che non ti mandi Halfdan. Non mi manda nessuno. Voglio parlare con Finnir, il reggente che dovrebbe prodigarsi per trovare un nuovo re. Ah, la fortuna ti assiste, perché l'ho già trovato. Sto solo aspettando che si sposi. E chi sarebbe? Sai, straniera, hai interrotto un sogno stupendo. Navigavo attraverso Helheim, a bordo di una nave infuocata. I sogni di morte a volte preannunciano la verità. Oh, per me sarebbe solo un sollievo. Perché ti interessa questo regno dimenticato? Dei danesi di queste terre hanno attaccato il mio clan. Voglio scoprire perché e assicurarmi che non accada mai più. Ah, deve essere stato il clan di Rued. Hanno ucciso il mio ultimo prescelto, Athelstan. E temo che elimineranno anche il prossimo re. Un danese che non sa tenere a bada i danesi. Non sei un grande reggente, vero? Se avessi saputo come fare, li avrei scacciati molto tempo fa. Il clan di Rued è un flagello per tutti, sia danesi che sassoni.
Sei il soldato più penoso che ho incontrato in questo paese. Da un calcio in culo al tuo re e reagisci. Gli servirà più di un calcio. Gli manca tutto ciò che serve per vincere. Niente coraggio, niente esercito, niente carisma. Se vuole superare un altro inverno, gli servirà l'appoggio della famiglia della sua sposa. Cosa che non ha. Odiano quel verme. E chi sarebbe questo re verme? Ah, Oswald di Elmenham, consigliere di re Edmund prima delle invasioni. Che ci piaccia o meno, è l'ultimo nobile sassone con un certo seguito. Perché non incoronare un danese? Jarl Halfdan è stato chiaro. Vuole un matrimonio tra sassoni e danesi, una dimostrazione di unità. Ma Oswald non è il genere d'uomo che lancia la carica in battaglia. È un tipo mite e i danesi non si fidano di lui. Dov'è ora? Scoprirò di che pasta è fatto, potrai aiutarlo. Se n'è appena andato. Si è diretto a Elmenham a intavolare altri colloqui di pace. Se vai verso la porta settentrionale e prosegui, potresti incontrarlo. Sarai i miei occhi. Ci sono piombati addosso come lupi, bruciando e uccidendo. Non siamo stati noi. Qui ho costruito la mia casa. Il clan di Rued ha attaccato anche noi. Oh, sei fortunato ad avere ancora una casa. La mia è stata bruciata anni fa. E indovina da chi. Signori, vi prego, non importa se danesi o sassoni, vogliamo tutti la pace, campi fertili e case sicure, senza dover vivere nella paura di Rued. Finché loro non riprenderanno a razziare. Che assurdità, questa è la loro casa, e la nostra. Il futuro deve unirci, non dividerci. Che mi dici di questi razziatori danesi? Cosa pensi di fare? Quando sarò re, io... Quando sarò vostro re, sistemerò le cose. Tu sarai re quando io sarò un troll con le ali. Sei stato molto bravo. Una disputa tra danesi e sassoni non sempre si risolve bene. Dici che sia risolta bene? Una disputa che non sfocia nel sangue è sempre meglio di niente. Una visione alquanto violenta. Sono Eivor, del clan del Corvo. Tu sei Oswald? Sono io. Non sei qui per uccidermi, vero? Uccidere re non è mia abitudine. Ma mi piace conoscerli. Sono Oswald, sì. Ma non so ancora per quanto. Dunque, che è successo qui, Oswald? Un clan guidato da un danese, Rued, ci ha attaccati. Da qualche tempo razziano fattorie e villaggi in tutta l'Anglia orientale e si fanno sempre più audaci. Sanno che è la terra di Halfdan. Certo, ma non gli importa. Il loro caos ha afflitto anche le mie terre. Voglio assicurarmi che non accada mai più. Ho saputo che sei l'unica ancora di salvezza a cui aggrapparsi. Una volta re, potrai unire tutti i sassoni e i danesi pacifici. Un fardello leggero, non trovi? E chi dovrebbe portarlo, se non un re? Viaggia con me, Eivor. Discuteremo del mio futuro sulla via di casa. Che affari ti portano, Elmenham? Il mio matrimonio. Elmenham ci proteggerà mentre prepariamo la mia cerimonia con Valdis. È una cugina di Halfdan. Bene. Un'unione adatta a forgiare una forte alleanza. Qual è l'intoppo? L'intoppo? Non ho ancora il permesso di sposare Valdis. I suoi fratelli mi disapprovano. Rallenta. C'è qualcosa di strano qui. Aspetta. C'è del fumo più avanti. È Beatley. Forse sono gli stessi uomini dell'attacco alle mura di Northwich. Rimani qui. Darò un'occhiata.
Non devo essere vista in quest'area. Tremano davanti al nostro impeto. Non pensavo fossi un simile poeta. Ah, i loro inutili affanni, le loro inutili vite non valgono niente per me. Sono come mosche sulla merda. Non puoi mai abbassare la guardia. Resta dove sei. La tua fine! Che Thor mi guidi! E questo dovrebbe essere l'ultimo di questi maiali codardi. Oswald sarà contento di saperlo. Il clan di Rued hanno ucciso tutti. Che Dio li accolga. Devo rientrare. Mi attende un altro vano tentativo di convincere la famiglia della sposa. Tira fuori un po' più di grinta e forse inizieranno ad apprezzarti. Sì, mi spiace. Sono solo scosso. Se ti unissi a noi per cena, forse saranno più ben disposti. Pensaci, la mia porta è aperta. Ne sarai felice. Dimmi dove e quando. Splendido. Vieni a trovarci a Elmenham, appena puoi. È peggio di quanto temessi. Oswald, dov'è la cena che mi hai promesso? Eivor, sei venuta. La cena sarà servita, ma temo che tu sia in anticipo. La mia futura sposa e la sua famiglia non sono ancora qui. La tua futura sposa, Oswald. Chi è? L'hai scelta per amore o interesse? Il suo nome è Valdis, e la gente non si sposa più per amore. Questo è un accordo per il bene dell'Anglia orientale. La sua famiglia è danese e possiede una potenza militare invidiabile, ma i suoi fratelli agiscono per egoismo. Perché non dai un'occhiata in giro e torni più tardi? La cena non ti deluderà. Cari ospiti, questo è un giorno di pace e fratellanza. Vi ho convocati qui per esprimervi gratitudine e mostrare generosità. Finnir, mio reggente, gli onorevoli fratelli Brotir e Broder e la mia amata futura sposa, Valdis. Avrai nostra sorella perché Halfdan lo ordina. Ma noi non verremo a letto con te, chiaro? Brother, questo... L'ultimo re sassone che abbiamo appoggiato non era smidollato quanto te, eppure abbiamo perso centinaia di uomini per salvare il suo inutile culo. Broti! Se vuoi mancarmi di rispetto, devo pregarti di andartene. Questa è casa mia. Non voglio essere insultato. Sei qui per lui? Per sostenere questo Thane senza palle e caca sotto? Perdonami, hai detto qualcosa? Ti annoio, morso di lupo? Sono qui per proteggere il clan. E se significa aiutare il vostro re, beh, allora vorrà dire che lo farò. Sarebbe meglio incoronare il trono. Tanto è un pezzo di legno proprio come il re. Sarebbe meglio non contare su chi ha paura di Rued e del suo clan. Voi due parlate di palle. A me sembra sia ciò che manca a entrambi.
Frena la lingua, morso di lupo, o te la ritroverai strappata! È così facile ferirti con le parole. Immagina quali danni farebbe la mia ascia al tuo flaccido orgoglio. Il mio flaccido cosa? Vi prego, fermate! Sei sordo? La pagherai! Ci ha dato dei flaccidi! Flossi, deboli, rammolliti. Di nuovo vivi. Non risolviamo così le dispute in Anglia orientale. Fratelli, fermatevi o vi prenderò a calci. Per favore, calmatevi. Basta! Tutti quanti! Ci siamo divertiti abbastanza! Ora capisco perché l'Anglia orientale versa in questo stato. Sei un debole, pecoraio. La tua amica Norrena non può farci niente. Staremo meglio senza un re. Bene, tutto finito. Preferisco i miei sogni assurdi a queste risse da taverna. Che spreco di tempo e buon idromele. I fratelli non appoggeranno mai la mia ascesa. Questa danza è solo all'inizio, Oswald. Riposati, dovrai essere in forma. E domattina ci vedremo? Abbiamo molto di cui discutere. Troverò un posto per dormire. E Eivor, se mi aiuterai a sistemare questa situazione, l'Anglia orientale sarà tua alleata. Questa è una promessa. Sembra che Oswald se ne sia già andato. Dovrei parlargli. Oh. Ripulite la casa lunga e svegliate i miei fratelli con l'acqua più fredda che riuscite a trovare. Eivor, lieta di vederti.